Bienvenidos a Granada. Hola. Buenos días, amigos. Buongiorno, foodies. Siamo finalmente arrivati nella nostra amata Andalusia. In particolare siamo a Granada, che è una delle nostre città preferite in questa meravigliosa regione che sarà la nostra casa per un mesetto. Abbiamo lasciato la nostra amata Valencia, non prima di aver mangiato tutto lo scibile gastronomico che la regione offrisse. Abbiamo attraversato dei bellissimi paesaggi, compresi dei paesaggi innevati. È vero, sì, perché noi non ci pensiamo mai, ma anche nel sud della Spagna ci sono le montagne e ci nevica. E si pure scia in certi posti. Sì, è vero. E comunque, come non è, siamo arrivati qua a Granada. Vi facciamo fare subito una piccola passeggiata dell'Albaicín. Ma prima? Prima il desayuno. Il desayuno. Non devi mettere la F ogni volta, ma, la F fa Spagna. Ma famoso spagnolo. Se volete fare gli spagnoli, parlate come Daffy Duck. Questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Vamos a hacer el desayuno. Vamos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, muchas gracias. Me ha dado la marcha de mis pies cansados. Per colazione ci siamo fermati al Café Quattro Gatos, che è un posto super super fico, con quattro tavolini di numero, ragazzi, all'esterno, quindi vi toccherà fare un po' di fila se volete sedervi fuori, con vista Alhambra. Quindi abbiamo fatto 15 minuti di attesa, che hanno giustificato il fatto che io abbia ordinato due tostadas, perché io soy un puerco. Gli spagnoli fanno colazione nella maggior parte con caffè e tostadas, che può essere una fetta di pane col pomodoro, come quello che ha preso la mia signora qui, che c'ha una bella faccia, mamma mia. Oppure ci sono 2000 varianti, tipo io ho preso jamon, queso manchego e pomodoro, eppure una un po' più porcosa con melanzane grigliate, formaggio di capra, peperoni, un peperoncino che ci sta mai male, e tutto spolverizzato con zucchero di canna col caffè, eh? Tutto ciò va col caffè. Quanto è buono. Il queso de capra in Spagna è buono, quasi come in Francia, eh? Hanno un sacco di varietà di caprini, che so buoni, mi aiuto ma di buoni. E poi c'è la figata del tocco di melanzana alla brace con zucchero di canna, quindi anche un po' d'agrodolce. Sto peperoncino non ho capito se è piccante o no, ma ve lo dico. Sì, caputta! Assaggio questa qui con queso manchego, che è un formaggio della Mancia, pomodoro e il famoso jamon serrano. La Monserrano, forse ve ne abbiamo già parlato, è quello più, diciamo, in basso nella scala dei super prosciutti spagnoli. Ancora non ho capito quando faremo un episodio dedicato al prosciutto fatto bene, in cui vi spieghiamo tutte le differenze tra i prosciutti, perché so che a molti di voi interesserà. Non lo so quando lo faremo, ma tanto stiamo qua a mese e mezzo, raga. Mo ci organizziamo. Intanto, così, per non saper ni leer ni escribir, mangiamo un po' di pane, prosciutto e pomodoro e formaggio con vista Alhambra. E per queste buone tostadas, succo d'arancia e due caffè abbiamo speso 16,20 euro. E ora, belli satolli, è giunto il momento di andare a fare una passeggiatina per Granada. Questo è il quartiere dell'Alba... Albaicín. Il quartiere arabo di Granada. Che si trova tra l'altro di rimpetto all'Alhambra. Sono le due cose rimaste della dominazione araba. Una dominazione araba che a Granada si vede in particolar modo. Si vede in tutta la Spagna, ancora di più in Andalusia. Però il quartiere proprio specifico in cui ci troviamo è un quartiere che sa veramente di Medio Oriente. Anche in Sicilia abbiamo trovato dei quartieri arabi molto belli. Sì. Però qui, oltre all'architettura, ad esempio nella via principale trovate prodotti di pasticceria araba, vestiario arabo. Ovviamente la metà di tutto ciò è super turistico, perché è una delle attrazioni più importanti della città, però credo che sia una delle passeggiate più belle di tutta l'Andalusia, passeggiare sì. Albaicín. E soprattutto per strada parlano tutti arabo, quindi sembra sì. Veramente di immergersi nel Medio Oriente. Sì, ve lo consigliamo perché è veramente molto affascinante. Gran fiata. Mi amor,
arrivati in cima al quartiere dell'Albaifin, trovate questa fantastica, ma veramente fantastica balconata proprio di fronte alla chiesa di San Nicola. È uno dei più bei terrazzi per vedere Granada, perché non solo avete l'Alhambra di fronte, ma c'è tutta la Sierra Nevada dietro. È uno spettacolo unico. Non a caso si chiama Sierra Nevada, perché come vi dicevamo prima, c'è neve. C'è neve, come mi fa troppo ridere questa cosa. Grazie a questa neve c'è un venticello che è fresco, visto che comunque il sole picchia tutta, quindi anche a febbraio avrebbe fatto molto caldo se non fosse per questo bel venticello freschino. Ecco, per vostra informazione, a febbraio si sta bene con un maglioncino di cotone e la giacca. Una delle ragioni per la quale stiamo rifacendo parte di un giro che abbiamo fatto 5 anni fa è che 5 anni fa l'abbiamo fatto d'estate, ragazzi, e se c'è una cosa che ci sentiamo di sconsigliarvi fortemente è di venire in Andalusia in estate, una roba che non si poteva stare. Io immagino, se uno viene ad agosto, quando la maggior parte degli italiani ha le ferie, qui è una roba insostenibile. Cioè, andate altrove. L'inverno secondo me è il momento migliore per visitare l'Andalusia. Sì, sì. Comunque oggi si sta benissimo e c'è anche un concerto di musica gitana fantastico. Questi ragazzi sono proprio bravi. Allora, proprio in cima all'Albaifin, vicino ai bagni arabi, che sono un'altra cosa da vedere qui a Granada, c'è un posticino che abbiamo scovato, devo dire in questo caso veramente a naso, così. Eh sì, profumava molto. Abbiamo seguito l'odore della cucina e ci siamo ritrovati al bar Los Mascarones. E sono arrivate 2 birre Alhambra. Poi il servizio qui è veramente velocissimo, perché noi abbiamo solo pensato di ordinare 2 sardine con il pane fritto, con le migas, e senza che noi lo dicessimo qualcuno ci ha portato un piatto di sardine con le migas, ma non ho capito se questo è incluso con le birre o se dai movimenti facciali ci sarà un mentalista e ha dedotto che volevo sapere, lo faremo sapere. Le migas, tra l'altro, ragazzi, le trovate praticamente dappertutto in Spagna, sono molliche di pane fritto spesso aromatizzate all'aglio, in questo caso ci sono pure dei pezzetti di peperone con delle sardine, ma non ho capito come si mangia perché sono intere e ci abbiamo solo un cucchiaino. Dobbiamo fare un'operazione a cuore aperto con i cucchiaini ed ora eseguirò un'incisione? Latero, temporale, occipitale, per esempio. Dottor Pivetta, lo ben so, eh? Non mi suggerisca i termini. Sono delle ottime sardine. Se ho capito bene, secondo me sono gratis, cioè sono incluse con la birra. Fritto che vedo fa paura. Intanto che arrivano le cose che abbiamo ordinato, vi diamo anche un altro indirizzo dove poter tapear qui a Granada. Abbiamo fatto proprio 2 riprese al volo, ragazzi, perché ieri è stata una giornata di spostamento da Valencia fino a qui e quindi abbiamo deciso di fare una serata senza telecamere, ma non abbiamo potuto resistere 2 ripresine al Minotauro. Abbiamo dovuto farle, io ho bevuto il mio solito vermouth, Ale il suo solito vino tinto, abbiamo preso del buonissimo chorizo fritto, Ale ha preso dei calamari fritti molto buoni anche tuoi e io ho preso delle melanzane fritte condite con il miele, un piatto di chiara ispirazione araba che va fortissimo qui in Andalusia, molto tradizionale, quindi vi consiglio di prenderlo. Segnatevi pure il Minotauro, ma aspettiamo di vedere cosa ci arriva qui dallo Smascarones. Siamo al sole e le mie lenti sono lenti transition, come avete visto, quindi scatta l'effetto Antonello Venditti, ma non è voluto, purtroppo non decido io, se me li levo sono ciecata. E siccome che sono ciecata e quindi me lo devo tenere, che allora devo... vieni con me amore, grande raccordo e circonda la capitale. I profumi inebrianti di queste polpettone sono pazzeschi. Madonna, sono belle queste polpette. Oh, la grana è bella grossa. Sì, infatti non sono proprio macinate. Oddio, raga, mi ho tagliato, che cosa si è sprigionato, mi sento male. Sto volando. La scarpetta, la sapatia. La sapatia. Ah, quanto
sono felice di mangiare il mio primo segreto iberico qui a Granada. Il segreto iberico, ragazzi, è un taglio del maiale. Nello specifico si trova tra la spalla e la pancetta del maiale all'interno. Ecco perché si chiama segreto, perché è un po' nascosto nel maiale. Ed è un taglio molto particolare perché ha un sacco di infiltrazioni di grasso nel muscolo. Grasso che poi quando lo passano sulla piastra si scioglie e viene fuori una cremosità che vi fa svenire. A me, ragazzi, mattizza più questo segreto qua di quello di Victoria's Secret. Guarda che succosità. Eccezionale, ha la consistenza quasi di un filetto, però col sapore della pancetta, perché appunto è tutto intriso di grasso. Una roba che non si può spiegare a parole. Non te l'aspettavi così buono? No, il grasso si scioglie in bocca perché è proprio ben distribuito. Buonissimo. Abbiamo speso per quello che abbiamo mangiato più due birre, un vermouth, un vino tinto e un'agua, 42 euro, che ci sta tutto. Cara, dolcettino? Se va a sentire, se va a sinavlar. Tipico di Granada è il Pio Nono, che è un dolce fatto con una base di sottile biscotto che viene avvolto a mo' di cilindro e dentro viene riempito con la crema e con una spolverata di cannella sopra. C'è chi dice che è nato a Santa Fe, c'è chi dice che è nato a Cadice, invece chi lo rivendica qui. Ad ogni modo è nato per festeggiare la proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione da parte di Pio Nono. Grazie Pio. Devo ringraziare Pio. Il biscotto viene bagnato in un liquore dolce, però non è troppo alcolico, quindi è gradevole. È a metà tra il bombolone ripieno di crema e la crema catalana. È buono, solo che non è niente di eccezionale. Mi sento di dissentire dalla mia collega. C'è crisi nella coppia adesso, potremmo divorziare, perché secondo me invece questo dolce fa paura, è buonissimo. Il giudizio della mia collega potrebbe essere leggermente inficiato dal fatto che il Pio Nono è molto cannelloso, e siccome io ne vado pazzo della cannella, lei un po' meno, il giudizio è diverso, ma è buono, è buono. Mi sono dimenticato questa bontà andalusa, l'abbiamo comprata da Casa Pasteles Albaicin e costa 1,75 euro. Olè. Olè. E si è fatta una certa, siamo da Entre Brasas. Come si può vincere dal casino, è un locale molto frequentato e parlavano tutti spagnolo in fila, quindi è un buon segno. A costo di essere monotoni, indovinate cosa ho preso? Il vermouth. Mai andato, solo vermouth. E te lo cosa hai preso? Fai vedere. Ha preso vino tinto. Vino tinto di Granada. Mi piace sempre di più questa abitudine, non so se degli spagnoli tutti o degli andalusi, di offrire col primo giro di bevande una cosa gratis, perché come oggi a pranzo, anche qua è arrivato un piccolo omaggio, è il segreto iberico, un'altra volta, quello che abbiamo preso oggi, qua glielo pure offrono. Ma una faccia bellissima, dovremmo mangiarlo prima che e mo ce lo mangiamo subito, sennò si raffredda. È andato più spesso e ancora più figo, c'è più ciccia. Las croquetas. Oh, porca miseria. Questo è al queso azul, al formaggio e burinato. Formaggioso, oserei dire queso manchego, è una roba goduriosissima. Formaggio e funghi. Wow. È buono. Sembra peperone affumicato. Come sono felice. Oggi siamo felici. La mia prima rubia gallega di questo viaggio in Spagna. Oh, la rubia gallega, qualora non lo sapeste, è una razza della Galizia, molto lontana da qua, però in questo viaggio non ci andiamo in Galizia e quindi mi faccio una bella magnata di rubia gallega. Caratteristiche di questo animale, a parte di essere rubio, quindi è biondo, il suo grasso è giallastro e fonde in bocca. È quasi più buono il grasso della carne, dicono. La sofficità, ragazzi, di questo boccone non ha idea.
buono, pesce è buono, bella manzosa, però il segreto è tutto qua, guardate questo grasso ragazzi, è il segreto di questo animale. Fa lo stesso lavoro che il grasso del segreto iberico sulla carne del maiale. Irrora di bontà e di sapore questo pezzo di carne. Veramente buono. Fabrizio ha ordinato un altro vermouth. Con ogni bevanda ordinata arriva una mini tappa. Lui beve, io mangio. È arrivata la carne in salsa. Adesso scopriamo che carne è e che salsa è. Si sfalda, che è un piacere. Che animale è? Manzo? Somiglia a uno spezzatino di manzo fatto a casa, solo che è più affumicato, quindi probabilmente c'è il peperone affumicato. Buono. È buono. Abbiamo pagato 49,70. La rubia gallega da sola costava 29 euro. E secondo me le valeva tutte. E io mi sono preso pure due vermouth, perché quando non guido me lo faccio volentieri un bicchierino. Spesso mi ci scrivete sotto ai video, ma perché non bevete, perché non fate l'abbinamento vini? Ragazzi, guido la macchina, io sono un bravo ragazzo, un bravo anziano, ecco. Ma oggi che sto a piedi a Granada, se sfonnamo ci sarebbero altri locali molto fighi qui a Granada, ragazzi, da visitare, ma siccome domani ci dobbiamo alzare molto presto perché dobbiamo andare a vedere l'Alhambra, è già ora di rientrare e andare a dormire. Cosa possiamo consigliare così al volo che ci vengono in mente dei posti che conosciamo qui a Granada? Avila, non mi ricordo come si chiama. Avila, c'è sia Avila che Avila 2, mi raccomando, sbrigatevi appena apre, che è sempre pienissimo. Quindi andiamo a dormire, ci vediamo domattina per andare a vedere l'Alhambra.